solo quando andiamo noi. 56 capi di imputazione per contestare i reati di associazione di tipo mafioso, sia in termini di appartenenza organica che di concorso esterno, estorsioni, violazioni in materia di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni. Tutti i reati aggravati dalla modalità mafiosa e dalla finalità di avvantaggiare l'organizzazione criminale. L'operazione Borderland, portata a termine dalla squadra mobile di Catanzaro, ha svelato la potenza criminale della cosca di 'Ndrangheta della famiglia Trapasso, egemone sul territorio a cavallo tra le province di Catanzaro e Crotone, riuscendo a controllare una zona con particolari interessi nel settore turistico, ma con interessi anche in Veneto ed Emilia-Romagna. Oltre alla cosca Trapasso è stata smantellata anche l'andrina collegata dei Tropea Talarico. L'operazione ha ricostruito il predominio che partiva da San Leonardo di Cutro, luogo di residenza dei Trapasso, a Cropani. Lei ha definito l'operazione di stamane particolarmente importante. È importante perché è completa. Intanto il reato principale è l'associazione in cui stiamo mafioso. Ci sono decine e decine di reati fine, appunto, che comprovano e sorreggono l'esistenza di questo locale di 'Ndrangheta importantissimo, che come dicevamo prima controlla il respiro, il battito cardiaco dell'intera popolazione, riescono a controllare qualsiasi attività economica, piccolo o grande che sia, sono intervenuti anche nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco, appunto che l'attuale vice sindaco ha pensato di fare una campagna elettorale tipica delle organizzazioni mafiose, cioè quelli di farsi vedere a fianco al capomafia. Il solo fatto di farsi vedere vicino al capomafia per lui era garanzia di essere eletto. Ci spiegano, ci fanno. E io penso che si debba votare no anche per la credibilità delle persone che vogliono che si voti sì, perché queste sono persone che intuitivamente ci stanno fregando, ci vogliono sottrarre diritti, ci vogliono sottrarre democrazia. La democrazia è partecipazione e coinvolgimento, la filosofia di questa riforma è accentramento, demandare a qualcun altro le responsabilità che sono proprie del singolo non è educativo, non è autonomia, non è soprattutto democrazia. Una riforma che serve alle grandi banche commerciali e internazionali come la JP Morgan, è una riforma che favorisce anche le grandi lobby, le multinazionali del gas e del petrolio, perché con la riforma del titolo V la competenza energetica va nelle mani di Renzi, e anche qui in Calabria abbiamo il pericolo delle trivellazioni, degli impianti inquinanti, dei rigassificatori, delle centrali a carbone e grandi centrali a biomasse. Ecco perché dobbiamo fermare questa riforma, anche perché con la clausola di supremazia che è stata definita una clausola vampiro, praticamente Renzi si potrà decidere vita e morti miracoli del territorio, e il singolo sindaco e la regione Calabria e anche le associazioni e i comitati non avranno più il potere di opporsi. Beh, ce ne sono diverse, però ne cito una che credo molto importante. Con la riforma costituzionale arriviamo finalmente a fare un federalismo adulto e serio, e non quel federalismo confuso e litigioso che ha portato solo penalizzazioni per il Mezzogiorno. In particolare, i patti per il Sud hanno anticipato nello spirito la riforma costituzionale, competenze chiare e distinte, compiti definiti per la Regione, per lo Stato e poi l'uno e l'altro responsabili verso i cittadini. Ci si controlla a vicenda e si rende conto ai cittadini. Chiarezza delle responsabilità, responsabilità verso i cittadini e basta con i litigi, collaborazione istituzionale. Questo è il modo per fare seriamente l'autonomismo, difendere l'autonomia delle regioni e contemporaneamente la coesione di tutto il Paese. La riforma costituzionale è proprio la riforma dei diritti di cittadinanza e delle politiche di sviluppo per tutta l'Italia. Deve essere la stessa cosa vivere in Lombardia o vivere in Calabria. Il livello di radioattività sulla spiaggia di Calalunga di Montauro, confrontabile con il fondo ambientale,
è in sintonia con i valori che abitualmente caratterizza il fondo ambientale della provincia di Catanzaro ed i risultati delle misurazioni svolte sul luogo descrivono un sito privo di interesse radiologico. È questo l'esito a cui sono giunte le analisi effettuate dall'ARPACAL, l'Agenzia regionale per l'ambiente, che su richiesta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato giovedì scorso dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella, sono state trasmesse ai carabinieri del NOE di Catanzaro. I controlli erano stati disposti in seguito all'eco mediatica prodotta da un servizio della trasmissione televisiva Le Iene su Italia 1, che aveva provocato l'allarme dell'opinione pubblica. Il governo conferma gli impegni per il porto di Gioia Tauro, lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti nel corso di un incontro alla cittadella regionale con il presidente della regione Mario Oliverio, con i sindacati CGL, CISL, UIL, UGL, SUL, con Confindustria. L'incontro è stato promosso dal governatore Oliverio dopo che nella discussione sulla legge di stabilità in Commissione Bilancio della Camera non è stata accolta una norma che istituisce l'agenzia portuale per il transshipment per i lavoratori di Gioia Tauro, prevista da un accordo interistituzionale di fine luglio. Nell'agenzia, peraltro, dovrebbero essere ricollocati gli oltre 400 lavoratori che sono in esubero da parte di MCT, la società che gestisce il porto gioiese. Beh, prima di tutto c'è un impegno complessivo su Gioia Tauro, che è presente nel patto per la Calabria con investimenti importanti sia sul porto che sul retroporto e i collegamenti infrastrutturali per renderla competitiva, rendere Gioia Tauro un porto competitivo sullo scenario internazionale. Poi c'è l'impegno a presentare alla Commissione europea la domanda per la zona economica speciale che stiamo preparando e con la massima urgenza ripresentare al Senato l'emendamento di costituzione dell'agenzia del transshipment cosiddetta, che possa dare sicurezza ai lavoratori di Gioia Tauro e di Taranto nel processo di rilancio dei due porti, appunto, nella competizione nel Mediterraneo. Questo è l'impegno del governo e siamo anche molto fiduciosi che in Senato la norma passerà e che quindi l'agenzia di transshipment sarà presto una realtà che darà la massima sicurezza ai lavoratori. Ma assolutamente sì, io ho voluto organizzare questo incontro alla presenza del sottosegretario De Vincenti, sottosegretario alla presenza del Consiglio, che ringrazio, con le forze sociali, perché appunto la vicenda che si è verificata alla Camera di dichiarazione di inammissibilità da parte della Presidenza della Commissione Bilancio dell'emendamento presentato dal governo per la istituzione dell'agenzia portuale di Gioia Tauro ha destato preoccupazioni in tutti noi, nei lavoratori, nelle organizzazioni sindacali. Ho colto l'occasione di questa venuta di De Vincenti in Calabria per chiarire e per che il governo potesse in modo pubblico tranquillizzare con la riproposizione di un impegno che questa mattina c'è stato di presentare l'emendamento al Senato perché nella legge di stabilità possa essere approvata la istituzione dell'agenzia portuale. Abbiamo sottoscritto un accordo di programma quadro il 26 di luglio con il governo e le forze sociali proposto dalla regione, che è importante. Si sta lavorando per definire il testo normativo per la istituzione della ZES e per avviare la procedura con la Commissione europea, cioè della zona economica speciale, per determinare condizioni di vantaggio dal punto di vista fiscale nell'area portuale di Gioia Tauro. La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione per non avere commesso il fatto del senatore Pietro Aiello di Area Popolare nel CDUDC, che era accusato di voto di scambio con agevolazione della consorteria Giampadi Lamezia Terme durante le elezioni regionali del 2010. La Procura della Repubblica di Catanzaro aveva presentato appello contro la sentenza dell'ottobre 2015 con la quale il parlamentare era stato assolto da tutti i fatti a lui ascritti. Il procuratore generale d'udienza Di Maio il 22 novembre scorso aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per Aiello. Il difensore di Aiello, l'avvocato Nunzio Raimondi, nell'udienza di martedì 29 novembre ha contrastato l'appello del PM e ha chiesto la conferma della sentenza di assoluzione. La Corte ha dunque emesso la sentenza di conferma dell'assoluzione per non avere commesso il fatto. Da uomo delle istituzioni, ha detto Aiello dopo la sentenza, ho sempre creduto nella giustizia essendo il mio animo sereno e la mia coscienza libera da ogni fardello.
Ringrazio la mia famiglia, la quale mi ha sempre sostenuto durante questo lungo periodo di sofferenze, ed il mio difensore, il professore Nunzio Raimondi, per la diligente e appassionata difesa delle mie ragioni. Alla presenza del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina a Marina di Rocca Imperiale, all'estremo nord della provincia di Cosenza, il presidente della regione Calabria Mario Oliverio ed il presidente della regione Basilicata Marcello Pittella hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'incremento della dotazione idrica a scopo irriguo. Con questo accordo, è spiegato in un comunicato, la Basilicata mette a disposizione del territorio e degli imprenditori agricoli calabresi ulteriori 4 milioni di metri cubi all'anno, che si aggiungono agli 8 milioni di metri cubi anno già erogati dal bacino lucano. La risorsa idrica sarà erogata alla diga di Monte Cotugno non appena saranno ultimati i lavori della traversa del Sarmento. I nuovi apporti idrici saranno quindi disponibili già per la prossima stagione irrigua, da aprile ad ottobre 2017. La strada è ormai segnata. Dopo l'approvazione del piano Fitti Zero voluto dal vicepresidente della Regione Calabria Antonio Viscomi, la Regione ha chiari in mente i prossimi step per rendere effettivo il nuovo progetto di snellimento della burocrazia e l'abbattimento di costi e spese inutili. Spostamenti di personale e di competenze e primi censimenti dei beni, moltissimi, di proprietà della Regione, passaggio necessario da mettere in pratica a cominciare da Cosenza, punto cruciale e critico del nuovo piano. Nella città Abruzia, infatti, sono presenti numerosi uffici regionali e provinciali per un totale di 474 dipendenti e un costo totale annuo di 264.000 euro per i calabresi. La soluzione prevista dal nuovo piano Fitti Zero è quella di acquisire l'intero immobile della provincia a Vagliolise e allocarvi tutto il personale, un'operazione vantaggiosa in chiave futura, ma che potrebbe costare alla Regione qualcosa come 700.000 euro di mutuo per i prossimi 15 anni. Ma non è tutto. Il piano Fitti Zero varato da Viscomi infatti ha come obiettivo la migliore gestione del personale, come ad esempio la certificazione e il controllo delle presenze dei dipendenti regionali. Un'operazione tutt'altro che semplice tra l'opposizione dei proprietari degli stabili e l'ostruzionismo degli stessi dipendenti, come già evidenziato in passato. Intanto la Commissione Bilancio ha approvato il rendiconto finanziario e l'assestamento di bilancio. La manovra, approvata in Commissione, autorizza maggiori spese nel triennio 2016-2018 per oltre 63 milioni di euro. Il prossimo step di Viscomi e della Regione sarà quello dunque di riorganizzare il patrimonio regionale e l'utilizzo delle risorse, previsto da subito un immediato aumento del personale addetto, con un più preciso progetto di alienazione e valorizzazione, un piano ambizioso ma che la Giunta regionale vuole perseguire fino in fondo. Il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Reggio Calabria, dopo l'inaugurazione con la presenza del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, entra finalmente in funzione. Oggi è il primo ricovero di un paziente degente in cardiologia che venerdì sarà sottoposto ad operazione. Il primo ricovero dopo il decesso del 44enne reggino Domenico Malaspina, morto a causa di una dissezione aortica mentre era a bordo di un elisoccorso, in volo per raggiungere il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Sant'Anna di Catanzaro. Una morte che aveva gettato più di un'ombra sul reparto, mai entrato in funzione dopo il taglio del nastro del ministro Lorenzin. La cardiochirurgia regina è un progetto nato nel 2005, ma rimasto più di 10 anni chiuso in un cassetto a causa della mancata previsione in fase progettuale delle risorse finanziarie necessarie all'assunzione di personale specializzato. Il progetto è ripartito grazie allo sblocco delle assunzioni previste dal decreto 87 del 2015. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio firmeranno nella mattinata di mercoledì alle ore 11 nella sede del Ministero della Giustizia un accordo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento dell'ex ospedale militare di Catanzaro da destinare a nuova sede degli uffici giudiziari della città. Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese si è incontrato con i dipendenti dell'aeroporto che hanno manifestato le preoccupazioni per il loro futuro lavorativo in considerazione dell'attuale chiusura dello scalo. Pugliese si è fatto carico delle richieste avanzate dai dipendenti, evidenziando che la principale preoccupazione dell'amministrazione comunale e dello stesso sindaco, oltre alla auspicata riapertura dello scalo crotonese e la ripresa dei voli, è soprattutto quella di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Il sindaco ha dunque assicurato che farà tutti i passi opportuni affinché sia definito il futuro dei dipendenti. La città di Lamezia Terme deve cercare di puntare sempre maggiormente sulle proprie risorse territoriali.
E quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco della cittadella Appiana Paolo Mascaro, Lamezia deve ripartire dal suo notevole patrimonio archeologico, ha sostenuto Mascaro. Peraltro ha rimarcato ancora il sindaco, parte di tale ricco patrimonio deve ancora venire alla luce. L'attuale Lamezia ha le sue radici proprio nella vecchia città di Terina. Lamezia Terme resta tra i 4-5 punti strategici se si vuole davvero avere, per quanto riguarda anche l'intera regione, una visione complessiva di quello che è il patrimonio archeologico. Certo, da oggi finisce quello che è un primo step, perché vi è stata l'ultima azione di questi lavori, ma inizia una sfida forse ancora più importante, è la sfida gestionale, perché purtroppo capita a volte che ultimate determinati lavori, anche importanti e di prospettiva per lo sviluppo della regione, non ci si trovi adeguatamente pronti da un punto di vista gestionale. Io credo che ci sia bisogno di ulteriore sforzo anche in termini di risorse ed anche dalla parte della Regione Calabria e del Ministero dei Beni Culturali, perché questo è veramente, lo ripeto, un patrimonio non solo per Lamezia e Lametino, ma un patrimonio per l'intera regione. Tra l'altro qui a Lamezia abbiamo anche l'Abbazia Benedettina, che in linea d'aria è a poche centinaia di metri dal luogo in cui ci troviamo. Si può veramente scommettere di investire tanto sull'archeologia calabrese in questa antica colonia di Terina. Parte da Taurianova l'urlo di forza per Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria trovata in fin di vita in un ascensore dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo a Venezia, dove era andata a controllare una detenuta partoriente. Ora la giovane 28enne lotta tra la vita e la morte a far sentire il loro calore ai cittadini di Taurianova che, con le fiaccole in mano, hanno sfilato silenziosamente per le vie della città. Il messaggio che parte dalla piazza del piccolo paese in provincia di Reggio Calabria è chiaro: Sissi non deve mollare. Poi una preghiera spontanea verso Maria affinché vegli sulla giovane. Il grido di forza e di incoraggiamento verso Sissi parte da Taurianova, da questa piazza, la città di Sissi. Sì, la città di Sissi, infatti si vede, stasera lo abbiamo dimostrato in tanti, ogni fiaccola accesa era una presenza vicino a Sissi. Ogni singola fiaccola sono sicura che arriverà direttamente dritto al cuore di Sissi, sperando che un giorno ci possa regalare di nuovo il suo sorriso. Nessuno ha visto cosa sia accaduto in quell'ospedale il primo novembre, ma dopo i primi accertamenti le autorità hanno archiviato il caso. Tentato suicidio, dicono, ma è una tesi che non convince affatto i familiari e gli amici. Sissi era solare, tenace, ambiziosa ed esuberante, tutto il contrario di chi è depressa. Ora si cerca giustizia. Tutta la città è con lei, come noi, come tutta Italia. Tutto un gruppo meraviglioso sta pregando ancora per Sissi, perché noi la vogliamo qua e faremo una festa ancora molto, molto, molto grande, che è la nostra guerriera, la principessa, io la definisco la regina di tutto questo. Voi chiedete anche giustizia. Per quanto riguarda la giustizia, penso che sta facendo il suo corso. Abbiamo fede tutti nella magistratura, abbiamo fiducia. Non ho parole, giustamente, non posso dire niente. Siamo tutti sconvolti, purtroppo. Siamo tutti addolorati e preghiamo per Sissi. Ignoti hanno dato fuoco all'auto, una Fiat Punto di proprietà di Mario Stefano Pata, vicepresidente della Cooper Poro Edile di Rombiolo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli uomini della Polizia di Stato. Pata in passato aveva ricevuto numerosi messaggi minatori. In un'occasione, quando la ditta stava effettuando i lavori per la strada di collegamento che conduce al parco urbano di Vibo Valentia, fu lasciata una testa mozzata di capretto nel giardino della sua abitazione. Proseguono gli incontri all'interno del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, organizzati e realizzati dalla Fondazione Armonie. Si prosegue il 2 dicembre con l'arte contemporanea. Di cosa si tratta? Sono davvero innumerevoli gli artisti di fama riconosciuta internazionale. Sì, esatto. Venerdì alle 17 il Scolacium si apre all'arte contemporanea, un'arte molto particolare, cositta a semic writer, significa scrittura semica, e qui
saranno i più importanti artisti dedicati a questo tipo di linguaggio, i più importanti del mondo. Questo è un fatto importante perché Scolacium così resta ed è partecipe del dibattito culturale internazionale. Naturalmente vi aspettiamo tutti, perché anche qui si tratta di narrazione, raccontare ciò che può succedere al mondo e farlo in un luogo della memoria come Scolacium. Quindi contemporaneità e classicità insieme, certamente ci saranno risultati proficui. E quindi venerdì alle 17 sarà un momento speciale per la Calabria. Ovviamente ci saranno i consueti servizi esterni, anche in questo caso la mostra deve quasi apparire una scusa per vivere pienamente il Parco Scolacium. Noi stiamo cercando di realizzare un'offerta per tutti a misura di ciascuno tutto l'anno. Questa è la grande novità di quest'anno della Fondazione Armonie d'Arte, che quindi non è soltanto il festival estivo, ma intende promuovere e valorizzare questo luogo di concerto con il Ministero, che è il titolare del Parco Scolacium, con tutte le forze più operose. Siamo in collegamento, in collaborazione anche con il Marca di Catanzaro. Facciamo sul serio, però possiamo fare sul serio soltanto se il pubblico ci segue, come ha fatto d'altronde fin qui. E quindi www.terredescolacium.com per chi voglia curiosare. E naturalmente qui venerdì alle 17 sarà l'ennesima serata indimenticabile.